Sciopero dei lavoratori della logistica oggi qua davanti alle associazioni industriali. I motivi? Beh, le motivazioni che dopo un anno di lockdown dove la logistica non si è mai fermata e dove anche molti lavoratori purtroppo hanno perso sia la vita oppure hanno contratto il Covid, a fronte di alti guadagni di questo anno, oggi ci troviamo che nel tavolo di trattative nazionale per il rinnovo del contratto collettivo la parte datoriale cerca di togliere i diritti conquistati in questi 10 anni, in particolare l'articolo 42, la clausola di salvaguardia in caso di cambio d'appalto, quindi il rischio di persone che lavorano da 10 anni in un magazzino nel cambio appalto di perdere tutti i diritti e rischiare di riniziare da capo. E vogliono togliere anche la malattia e vogliono inserire meno ore di permessi e di roll, e questo cambio di un anno dove ci sono stati dei guadagni altissimi soprattutto per la grossa distribuzione, per i corrieri. E siamo qui davanti a Confindustria anche perché 2/3 dei fondi stanziati dal governo non sono andati a la sanità o la scuola pubblica, ma sono andati gli industriali ancora una volta, che probabilmente a giugno inizieranno a licenziare e riassumere con gli incentivi come è successo con il Job Act, e pensiamo che sia una cosa vergognosa. Questo è uno sciopero nazionale. Chiaramente abbiamo scelto oggi anche perché si unisce a tanti scioperi nazionali di tanti settori, dai rider ai lavoratori dello spettacolo, alla scuola, e quindi pensiamo che nessuno si salva da solo in questa situazione, e quindi abbiamo deciso oggi di attraversare questa giornata anche in solidarietà a tutti gli altri lavoratori degli altri settori. I rider in particolare hanno problemi ancora più grossi. Beh, i rider hanno dei problemi ancora più grossi perché si confrontano con delle piattaforme globali con un potere economico molto molto alto, che sono riusciti a riportarci a un tipo di lavoro ottocentesco, quindi un lavoro che non considera il tempo di lavoro ma considera il tempo di considera la consegna, e quindi si ritorna al cottimo come più di 100 anni fa, e questo non, se passa la nostra paura che entra anche dentro altri settori lavorativi questo tipo di contratto di lavoro. Oggi la grande distribuzione dove siamo presenti è bloccata, ma anche e soprattutto i corrieri, Amazon e tutto il comparto dei trasporti.